Ciao, sono Elena e a Citizen insegno Vinyasa e Yin Yoga. E ti do il benvenuto a questa pratica di Yin Yoga per oggi. Quindi trova una posizione confortevole semplicemente a gambe incrociate o portando i talloni più vicini. Non è importante la posizione delle gambe, ma la posizione della nostra schiena, che si deve mantenere allungata e con la curva naturale al tratto lumbare. Quindi se hai bisogno di un supporto puoi prendere una coperta o un semplice cuscino e posizionarlo sotto il tuo bacino, sentendo così che fai molta meno fatica con la tua schiena. E con delicatezza ti invito a chiudere gli occhi e portare consapevolezza al tuo respiro. Lascia le mani delicatamente appoggiate alle tue ginocchia, o se preferisci puoi portare la mano sinistra col palmo della mano verso l'alto e accogliere sopra la mano destra con i pollici che si uniscono. E ora diventa consapevole dei suoni all'esterno. I suoni più lontani, in modo totalmente casuale. Lascia i sensi aperti e recettivi. E vai a sentire proprio quei suoni. Oltre la stanza in cui ti trovi, oltre l'edificio in cui ti trovi, forse i suoni che arrivano dalla strada, dal quartiere, della città, lasciando aperta la possibilità di espandere ancora più lontano. Pian piano poi, come se camminassi all'indietro, dei suoni più lontani, guardati a quelli più vicini e quelli più vicini ancora, fino a ritornare all'edificio, alla stanza in cui ti trovi e arrivare così al suono del tuo respiro. Senti l'aria che entra, che esce attraverso le narici. Osserva il fluire del respiro. Nota la qualità di ogni inspiro e ogni espiro. Nota alla fine di ogni inspiro lo spazio con i piedi e nota alla fine di ogni espiro lo spazio con le vuote. Ancora una volta lascia che la percezione si sposti dal respiro all'esterno, ai suoni che arrivano in modo casuale, andandoli a cogliere senza soffermarsi su nessun suono particolare.
passaggio in auto, le gocce della pioggia, lo scorrere dell'acqua. Di nuovo, dall'esterno, porti verso l'interno, ancora una volta, la consapevolezza del tuo respiro. Inspira ed espira. E poi molto lentamente inizia a sciogliere la posizione. Muovi la testa con delicatezza, sciogli la posizione delle braccia, delle mani e apri gli occhi in modo morbido, lasciando lo sguardo un po' sfocato. Andiamo a portarci nella prima posizione, che è il dragone. Quindi porta in avanti il tuo piede destro e lascia scivolare indietro la gamba sinistra. Non cerchiamo la bellezza della posizione, ma ci preoccupiamo della parte interessante, dello sweet spot, che in questa posizione la parte frontale della gamba dietro e forse per qualcuno la parte esterna, il gluteo della gamba davanti. Quindi puoi appoggiare il gomito al ginocchio o portare tutte e due le mani all'interno, puoi ruotare il bacino. Non deve essere dolorosa, ma che ti dia la possibilità di restare. Quindi ci ricordiamo che Yin non è restaurati e che dovrebbe essere una pratica moderata, quindi né troppo intensa né troppo poco, ma una via di mezzo per andare così a stimolare tessuto connettivo e fascia che non hanno una stimolazione troppo aggressiva, ma una stimolazione moderata e mantenuta a lungo. Per cui trova la tua posizione e se vuoi puoi anche portare il gomito a terra e sostenere la testa con il tuo mano. E allenta l'attività dei muscoli il più possibile, sentendo come l'invito del corpo a stare, iniziando a percepire proprio un altro tipo di stimolazione in questi tessuti. Ci hanno insegnato e inculcato che la nostra flessibilità dipende dalla flessibilità muscolare. Ma anche la scienza si sta ora ricredendo, affermando che è proprio il tessuto connettivo, la fascia, a darci una buona percentuale della nostra flessibilità. Con questo tipo di pratica, la pratica dello yin, quello che andiamo a fare stimolando questi tessuti è permettere che il chi o prana o energia vitale fluisca meglio. Inspira ed espira e assicurati di allentare completamente l'attività dei muscoli. E se senti il bisogno ogni tanto di espirare dalla bocca, permettiti di farlo. Inspira.
modo che ti permette di stare. Potrai notare che dopo un po', quando resti nella posizione, sembra come se la parte interessante, lo sweet spot, si ti modifichi. Quello è l'effetto di questa stimolazione. Inoltre, con questa pratica, andiamo a stimolare i canali energetici. Fai ora un bel respiro profondo e lentamente sciogli la posizione trovando la tua strada. Quindi sciogli la posizione per un istante, puoi portare indietro la tua gamba e portarti nella posizione del bambino o ancora completamente sdraiato a terra. Fai qualche respiro per sentire così il riverbero del dragone che abbiamo appena eseguito, notando anche se cambia il sapore che hai nella bocca. Ancora un respiro profondo. Il mio invito è, quando ti muovi da una posizione all'altra, di farlo sempre senza movimenti bruschi, ma con una certa fluidità. La posizione che ti invito a prendere è la mezza sella. Quindi portiamo la nostra gamba sinistra all'indietro e lasciamo questa volta la nostra gamba destra distesa. E forse già qua sentirai la stimolazione della parte frontale della gamba sinistra, che è il nostro sweet spot, ma forse hai spazio per scendere con i gomiti. Ti ricordo che i miei sono solo suggerimenti, e tra questi suggerimenti te ne do uno molto importante, che è quello di provare sempre la tua possibilità. In questa posizione, la mezza sella, il ginocchio sinistro non deve per forza toccare terra, quindi se si solleva lasciando pure sollevato, non deve essere chiuso vicino al ginocchio destro, ma può essere anche più aperto. La cosa importante è lasciarsi andare. E quindi, se puoi, vai anche a sdraiare, ma ripeto, non è assolutamente necessario, puoi stare seduta o coi gomiti in appoggio. E quando trovi la tua posizione, che puoi mantenere, di nuovo lascia andare attraverso il respiro l'attivazione dei muscoli. Quindi le nostre posizioni forse sembrano belle dall'esterno e non sono sicuramente comode, ma non vogliono essere comode. L'importante è che non siano dolorose, è importante che sentiamo ogni parte specifica per quella posizione che viene stimolata. E nella mezza sella è la parte frontale della gamba che è piegata all'indietro. Ora lasciati andare col tuo respiro, assapora proprio gli effetti di questa posizione. Talvolta può accadere che durante la posizione stessa per qualcuno non ci sia così tanta sensazione di quello che sta accadendo, ed è per questo che ci prendiamo qualche respiro subito dopo, per sentire il riverbero, per sentire proprio gli effetti della posizione che è andata a stimolare parte o parti, canale energetico o più canali energetici. E mentre
ci addentriamo nei vari strati del nostro corpo attraverso le posizioni, possiamo anche osservare diversi strati della nostra mente e imparare così a conoscerci. Inspira ed espira, permettendo al tuo respiro di muoversi libero, di fluire. Lentamente puoi portarti un po' verso destra e sciogliere la posizione della gamba sinistra e adagiarti alla terra, così da percepire l'effetto e la sensazione. Potrebbe essere come un fluire di acqua, come una delicata marea che si muove proprio nel corpo, quasi un solletico delicato che si espande, che circola. Fai un altro respiro profondo, sempre in un modo fluido e morbido, piano piano. Puoi piegare le ginocchia, ti giri su un fianco, ti aiuti con una mano e ti porti su. Piano piano andiamo a fare drago dall'altra parte, quindi trova il tuo modo per portare in avanti la gamba sinistra e lasciare indietro la gamba destra. Mi puoi appoggiarti al tuo ginocchio, puoi portare le mani in centro. Il piede davanti non deve essere per forza parallelo, quindi la nostra parte interessante, il sweet spot, è soprattutto la parte frontale ora della gamba destra. E forse sentirai anche un po' l'esterno e il gluteo della gamba piegata in avanti. Di nuovo respira. E se vuoi puoi anche scendere con i gomiti alla terra, ma non è assolutamente obbligatorio. Il bacino può lasciarsi andare, ruotare. L'importante è che tu senta davvero la parte frontale della gamba destra, e se il collo in questo momento ti sta dando noia, puoi sostenere la tua testa con una mano puntando il gomito alla terra o chiudendo le due mani a pugno e appoggiando la fronte. Se poi senti che due sono troppe, puoi aprire quella sotto e lasciarti andare. Trova la tua posizione. Quindi il mio invito è veramente di sperimentare, senza arrivare a sentire male, senza spingere mai all'estremo. Tieni presente che un 60% è già sufficiente in questa pratica. L'importante è stare, lasciarsi andare. Aiutati col tuo respiro. Se senti qualche volta il bisogno anche di rendere il respiro un po' più presente, intenso, magari un po' più sonoro, per aiutare soprattutto la mente a stare, sentiti libero di farlo. Cerca di allontanare la mandibola, il morso, anche tutta la muscolatura del tuo volto, in modo da dare un bel messaggio alla mente, che è quella del rilascio. Le meno parti restano attive, più il messaggio sarà immediato. La diversità da un lato con l'altro.
permetti di esplorare queste diverse esperienze, usando ogni posizione per entrare sempre di più nel corpo, usare la pratica, questa pratica del mio, come una vera meditazione. Inspira ed espira. E poi lentamente. Se vuoi puoi sciogliere portando la gamba sinistra indietro e portarti in appoggio alla pancia con le mani una sopra l'altra, sentendo l'effetto del dragone anche da qua. Tenendoti proprio in questa attitudine, dove anche tu stai fluendo, insieme al chi, che trova più spazio nel corpo. E lo spazio nel corpo è di buon esempio alla nostra mente. E quindi, ora piega all'esterno la gamba destra e porta in avanti la tua gamba sinistra per fare la mezza sella dall'altra parte. E piano piano ti vai a portare sui gomiti se è la tua possibilità, altrimenti resta seduta e ti lascia andare. Quindi ginocchio, può stare anche sollevato, se non arriva a terra, con facilità, non spingere, non forzare. In questa posizione è importante non avere nessun dolore, soprattutto la parte interna del ginocchio, della gamba all'indietro. E se puoi, ti lascia andare completamente a terra, ma ripeto, puoi stare così con sé. Oh, e a volte un respiro dalla bocca proprio ci aiuta a darci questa sensazione, questa possibilità. Se vuoi puoi fare come me, appoggiare la mano al bacino o alla coscia della gamba all'indietro. Una cosa utile è veramente lasciare andare la bocca, gli occhi, tutto il volto, sentendo che c'è una connessione tra una parte e l'altra. Puoi anche notare cosa succede nella tua pancia, in questa mezza sella. Scendere il respiro. Assapora la possibilità di stare. A volte mi chiedono se è possibile che dopo una pratica di yin ci si senta più spaziosi dentro. La risposta è sì, proprio perché abbiamo stimolato il tessuto connettivo. Immaginiamo la fascia, come quelle mute da sub, sotto lo strato della nostra pelle. Siamo avvolti da questo tessuto incredibile. E questo tessuto ha tantissimi livelli, a intersecare i muscoli, si trasforma in legamenti, interseca i nostri organi interni, alcuni li avvolge e li protegge. È affascinante. Quindi lasciati
veramente portare nella profondità e lasciati affascinare dal tuo stesso corpo, di questo ascolto attraverso questa pratica. Ancora qualche respiro profondo. Piano, piano. Puoi spostarti verso sinistra o se hai bisogno ti porti più su e con delicatezza vai a sciogliere la posizione della gamba destra e ti lasci andare a terra per qualche momento. E a volte sembra anche che il respiro diventi improvvisamente più ampio. L'inspiro voglia veramente andare a riempire i polmoni. Un po' come quando si esce dall'acqua, un po' quella sensazione. Oh, il mio invito è ora di piegare con delicatezza le gambe, andare a portare la gamba destra completamente sulla sinistra. Se ti è possibile vai ad agganciare con il piede la gamba sinistra, ma se non è possibile non importa, lasciali com'è. E ora puoi andare a lasciare le ginocchia direttamente o se preferisci le puoi raccogliere verso di te. Puoi anche spostare il bacino verso destra e poi lasciar cadere le tue ginocchia a sinistra. Se ti è possibile separa un po' le braccia o puoi portare anche il braccio destro verso l'alto. Ricordati di non sentire dolore in questa posizione. Scegli tu la variante che più ti dà piacere in questo momento o meglio ancora che senti che stimola di più. La torsione, quindi la mobilità nella tua colonna e la sensazione anche che arriva fino allo spazio del petto. La testa non deve assumere nessuna posizione particolare, quindi lascia andare il più possibile. In questa posizione che è twisted root. Una bella radice arrotolata. Senti come si muove il respiro in questa posizione. Forse va a creare una specie di spirale. Magari la puoi percepire nel centro, nella tua pancia, e magari lo puoi sentire che da lì arriva fino alla sommità del capo, alla punta dei piedi. Senti che ti lasci completamente. Senti se c'è qualche parte dove stai ancora tenendo, ma nel respiro lì. Ci sono giorni e momenti in cui la nostra mente è particolarmente attiva e continua a creare un pensiero dopo l'altro, quasi creando dei disturbi, delle molestie, per farci cedere al dialogo con questi pensieri. Quindi se ti dovesse accadere, non
usa la tua mente per mandare il respiro proprio alle parti interessanti che stai stimolando. Quindi usa la mente come uno strumento. Non lasciarti usare dalla mente. Piacere del riverbero della radice attorcigliata. A volte la sensazione è come se ci fosse qualcuno dall'esterno che sta giocando, andando a tirare tanti fili da punti diversi. È sempre il nostro meraviglioso tessuto connettivo, è composto di collagene che si muove. Andiamo ora a fare l'altro lato, quindi ripieghiamo le gambe, e sarà la nostra gamba sinistra che si accavalla alla destra, quindi se puoi agganci il piede, altrimenti lo lasci lì com'è. E se vuoi puoi portare il bacino a sinistra, lasciar cadere le ginocchia o raccoglierle verso il petto. E espirando ti lasci andare. E quindi trova la tua twisted root per sentire la torsione della colonna, ma lascia andare completamente il muscolo. E se vuoi espira adesso dalla bocca. E di solito il secondo lato è diverso dal primo, un po' perché di natura i lati sono differenti, ma anche in seguito ad aver già eseguito la posizione dall'altra parte. Non andiamo a cercare la stessa sensazione. Rispettiamo la diversità dei due lati in ogni momento. Cerchiamo la comodità nelle posizioni, ma cerchiamo una variante che è possibile mantenere a lungo, lasciando completamente andare l'attività muscolare. Quindi ci ricordiamo che Yin è una pratica non muscolare. Possiamo definire Yin una pratica funzionale. Stimoliamo il tessuto connettivo, i canali energetici, per lasciare fluire meglio il Qi, il prana, l'energia vitale, che è reale e non è un concetto puramente mistico. Un esempio della natura di questa energia è durante un temporale, quelli che conosciamo come lampi, lo sfregamento, l'attivazione di queste bioenergie. Avviene anche nel nostro corpo.
Questo effetto rebound o riverbero. Prima di andare a fare un'ultima posizione per oggi. L'ultima posizione che ti propongo è snake. Quindi puoi piegare le ginocchia, usare palmi delle mani portandole a terra, sollevare le gambe verso l'alto e lentamente portare le gambe all'indietro, mantenendole piegate. Se hai a disposizione un cuscino, puoi prendere il cuscino e posizionarlo sotto la tua schiena in modo da appoggiare la schiena. La schiena così può mantenersi rotonda, puoi anche appoggiare le tue braccia sul cuscino. E se non hai un cuscino, puoi usare una coperta arrotolata e posizionarla nello stesso modo. Le gambe non devono stare dritte e i piedi non necessariamente toccare la terra. Quindi la schiena è assolutamente rotonda, non c'è tensione nel collo, le tue braccia possono stare verso il basso, o appoggiate alle tue gambe, se preferisci, o ancora dietro la testa. E lasciati andare, ancora una volta. Senti come si muove il respiro qua. Quindi la target area, la sweet spot. In particolare la schiena che viene arrotondata. Ma forse qualcuno può sentire le gambe. Ti ricordo di non sentire dolore durante la pratica. Quindi se dovessi sentire dolore, il mio consiglio è di scegliere una variante possibile per te, anche con l'aiuto di supporto. L'aiuto dei supporti ti aiuta a stare nelle posizioni e a trovare il punto interessante o la zona che deve essere stimolata. I supporti non devono rendere la pratica o le posizioni delle posizioni restanti. Semplicemente lo vai a portare più in basso e con delicatezza vai a sciogliere la schiena riportandola a terra e pian piano lascia andare anche le tue gambe. E resta per qualche momento assaporando l'effetto di tutte le posizioni.
questa sensazione come di galleggiamento nel totale rilascio. Resta ancora qualche respiro. Puoi decidere di rimanere così e goderti ancora quest'ultima posizione, questa shavasana o pentacolo, le gambe separate, le braccia spostate dal corpo, o lentamente raccogliere le ginocchia al petto e mentre lo fai sentire veramente gratitudine, ma anche la gioia di esserti concessa questo spazio-tempo per te, e molto fluidamente ruotare sul piano, e poi con l'aiuto delle mani riportarti seduta. E quando sei seduta, prenditi ancora un respiro, sentendo anche com'è la seduta dopo la pratica. La schiena che forse adesso fa meno fatica a rimanere allungata verso l'alto, sentendo così lo spazio che si è andato a creare nel corpo e chissà anche nella tua mente. E dopo un ultimo respiro qua così, se ti sei seduto